un segnale importante quello dell'Avis Abruzzo, l'aver voluto scegliere L'Aquila per la 48esima assemblea regionale in occasione del 10° anniversario del terremoto, patrocinato dal Consiglio regionale che ha ospitato i lavori all'interno dell'emiciclo. Reti solidali, le nuove rotte del volontariato per il dono è il titolo scelto per questa assemblea straordinaria, che ha visto anche l'adeguamento dello statuto alla nuova normativa per il terzo settore. Il progetto Reti Solidali è un modo per iniziare a creare collaborazioni tra associazioni ed abbattere le barriere con l'obiettivo di lavorare in coesione per il bene comune. L'Avis non è solamente donazione di sangue, ma anche sostegno e aiuto concreto, come è stato ribadito dal presidente dell'Avis comunale dell'Aquila, Maria Rita Cassiani, che ha voluto fortemente questo momento assembleare nel capoluogo di regione come simbolo di forza e rinascita. Nel corso dell'assemblea, i volontari e i dirigenti regionali dell'Associazione di Donatori Sangue, più diffusa in Italia, hanno affrontato, sotto la guida del presidente regionale Giulio Di Sante, i temi legati alla situazione del sistema trasfusionale abruzzese e alla raccolta del sangue e agli obiettivi primari dell'autosufficienza. Nonostante le difficoltà riscontrate dai centri trasfusionali al reperimento del sangue, causata da una certa crisi di donazioni che si sta generando in tutta la nazione, la Regione Abruzzo riscontra un soddisfacente risultato, frutto del lavoro efficace e continuativo in tutto il territorio abruzzese, portato avanti dai volontari Avis. 30.674 donazioni a fronte di 20.991 soci alla data del 31 dicembre 2018. Gli assessori alla Regione Abruzzo, Mauro Febo e Nicoletta Verì, hanno voluto ribadire l'importanza di attuare delle politiche sanitarie adeguate in relazione al documento unitario Avis, Fidas e Croce Rossa Italiana, che contiene proposte per migliorare il valore strategico del servizio trasfusionale, documento sottoscritto in campagna elettorale dai candidati presidenti e ora sul tavolo del nuovo governo regionale. Presenti anche l'assessore comunale alle politiche sociali dell'Aquila, Francesco Bignotti, il dottor Pasquale Colamartino, direttore del Centro Regionale Sangue della Regione Abruzzo, ed il dottor Gianpietro Briola, presidente nazionale Avis, che ha voluto ribadire l'importanza e l'impegno dei giovani nell'associazione e per l'associazione. Hanno un valore importantissimo, strategico, soprattutto perché i giovani, come si pensa spesso, non sono il futuro, ma sono il presente dell'associazione. Riusciamo a creare un buon futuro se abbiamo dei giovani, ma abbiamo dei giovani formati, e per formarli bisogna fargli fare tutto il percorso. Dobbiamo averli integrati sin dall'inizio in un rapporto intergenerazionale importante, accogliendo dei giovani, quelli che sono i loro metodi comunicativi, il loro metodo di dialogo e di stare in associazione, rispettando i loro tempi e guardando al futuro, perché l'evoluzione seguirà l'evoluzione sociale e non seguirà il passato della nostra associazione. La delegazione nazionale ha visitato anche il campus San Carlo Borromeo di Preturo, finanziato in parte dall'Avis, tangibile dimostrazione di uno dei tanti progetti concreti sostenuti e attuati dall'associazione nel periodo post-terremoto.